Where are we? What the hell is going on? The dust has only just Began to fall Crop circles in Bentrovati, come potete immaginare, vogliamo dedicare questa puntata proprio al viaggio del Papa in Iraq perché ci aiuta a vedere la vita, il mondo, quelle persone con altri occhi, ci aiuta anche a vedere la situazione che viviamo. Abbiamo superato i 100.000 morti per il Covid in Italia. Questo non ci deve lasciare indifferenti, ci deve aiutare a vedere. La vita, il mondo, i problemi, proprio dalla parte di chi soffre e anche dalla parte di chi è morto. Per questo, allora, anche il viaggio in Iraq, segnato da sofferenze: l'Iraq da 40 anni e passa, vive nelle guerre, la presenza del Papa, che adesso vediamo in un minuto. Qualche immagine così per ricordare questo viaggio, ecco la presenza del Papa ci invita davvero a convertire il cuore ma anche lo sguardo, il modo con cui vedere la nostra vita e il mondo intero. Guardiamo questo minuto. E proprio durante questo viaggio, la sera di sabato 6 marzo, con TV 2000, con questo programma today abbiamo fatto una lunga riflessione. Ve ne ripropongo qualche minuto che riprende appunto qualche situazione, qualche sottolineatura che il Papa aveva già fatto. Sì, direi che questo viaggio, ogni volta che fa un incontro, potremmo definire dirompente al Sistani non è uno dei tanti leader, come è stato detto è un leader importante, il fatto che abbiano ribadito e lo stesso Al-Sistani abbia detto che i cristiani devono vivere in pace, io credo che davvero, come diceva l'amico Cardinal Sacco, è un viaggio che fa girare pagina, ci fa vedere tanto dolore e ce n'è stato tanto, ma ci fa vedere anche una speranza, un orizzonte nuovo e quindi davvero dobbiamo memorizzare questo perché è il momento di girare pagina. Tra il dolore che c'è stato, il Papa ha citato un esempio, poteva citarne tanti, ma ha scelto forse il più significativo gli asidi o esidi a seconda di come lo, lo pronunciamo e non è un caso che quando Angelica Romano ha dovuto dire le sue tre parole abbia detto Nobel no? perché il premio Nobel per la pace è stato vinto da una giovane donna, eccola qui, la vedete una giovane donna Yazida. questa foto non è di adesso eh? non è del Papa in Iraq, è una foto in Vaticano perché Nadia Murad, questa giovane donna schiava dell'Isis e poi premio Nobel per la pace andò a trovare il Papa in Vaticano la situazione degli asidi com'è oggi Don Renato Sacco in Iraq? Ma io una volta ero andato a trovarli tantissimi anni fa e sono proprio ultimi tra gli ultimi, bastonati da tutti. Ma la tragedia vera è proprio la tragedia delle donne eh, rapite per essere schiave sessuali. I racconti che ho sentito no, non riesco a raccontarli perché mi, mi, mi fanno troppo male. Il fatto che lei, Nadia, si sia riuscita a liberare... È diventata il simbolo, solo Trump gli ha chiesto come mai ti ha dato il Nobel per la pace, vabbè chiudiamo la parentesi, è il simbolo davvero di una liberazione, di una lotta che continua. Ed è bello ricordare che quando ha preso lei il Nobel per la pace, l'ha preso anche un medico della Repubblica Democratica del Congo che cura le donne vittime di violenza. Perché le donne quando c'è una violenza, quando c'è una guerra... Quando c'è un sopruso, sono le prime vittime. E quindi gli esidi sono l'esempio e un segno di sofferenza ma anche di speranza. In, In dire... questa situazione, Don Renato Sacco, l'Italia ha un ruolo ancora abbastanza importante. Io so che lei di Vax Christi è sempre stato. Piuttosto critico no? con le missioni militari, eccetera. Questi sono due militari italiani appena arrivati, o meglio, c'è stato un cambio della guardia in Iraq in questo momento. Noi avremo delle responsabilità sempre più importanti perché avremo probabilmente la guida della, della missione NATO. Lei non ha fiducia nel fatto che l'Italia possa fare qualcosa di buono in Iraq nei prossimi anni? Io lo voglio sperare. Sull'elettricità posso testimoniare che l'ho vissuta sulla mia pelle a 55 gradi senza la corrente. Il problema è quello non tanto di andare a fare il pelo nell'uovo e dire la presenza italiana o meno, ma cogliere il messaggio di questi giorni. Tacciano le armi. Possibile che il nostro linguaggio sia sempre, come 30 anni fa ancora di più, quello del militare. Perché non possiamo pensare qualcosa che non sia... Legata alla Nato, eccetera, ma alle Nazioni Unite, alla comunità internazionale. Oggi ci hanno insegnato a ragionare con altri criteri. Perché solo il militare può fare il militare come struttura? Valorizziamo la società civile, valorizziamo il civile. Perché il militare ha sempre tanti soldi e invece la società civile fa molta fatica? A partire anche dai bilanci. E mi sembra quasi provocatorio che mentre il Papa diceva cessino le armi, negli Stati Uniti c'era una nave italiana, la Cavour, che faceva le esercitazioni per gli F-35, che costano 150 milioni di euro l'uno. Dobbiamo chiederci, vogliamo andare col Papa con le giornate di oggi in Iraq o ancora una volta con la guerra? avventura senza ritorno mi eh, sembra che la scelta sia obbligata eh, torniamo a quello che lei ci diceva all'inizio cioè che quando il papa parla non parla agli iracheni ma parla a tutti parla alle grandi potenze e noi siamo tra queste quindi anche noi abbiamo degli esami di coscienza che in maniera seria serena però dobbiamo farci e delle risposte che dobbiamo dare e ora è arrivato il momento di dare la linea al nostro don angelo Caro Dorenato, cari amiche e cari amici di Non di Solo Pane, ben ritrovati, anch'io negli occhi e nel cuore ancora il ricordo vivo ed emozionante del viaggio del Papa in Iraq, le sue parole toccanti, i suoi gesti, i suoi momenti di condivisione, di attenzione, di cura di, della gente, di questo popolo, di quella terra, davvero sono state un'occasione di grande profondità per tutti noi. Una tempesta di disumanità, ha detto il Papa, ha colpito quel Paese. Ecco, credo che questa espressione mi abbia rapito completamente e mi abbia fatto pensare a quanto male l'uomo sa fare ad altri uomini. Forse in tempi come questi, in cui c'è una malattia che sta attaccando tutti e verso la quale dovremmo dimostrare solidarietà e capacità di affrontarla insieme, di combatterla insieme, ancora una volta invece sembra prevalere il male, il male della divisione, il male della denuncia piuttosto che dell'annuncio, il male che non riesce a portarci a fare delle cose costruttive insieme. Allora ci dobbiamo proprio affidare forse di nuovo un po' al silenzio, di nuovo alla condivisione interiore, di nuovo a far sì, come dice il Papa, che ciascuno senta l'altro come un fratello con cui camminare insieme. La parola di Dio di questa settimana parlerà di purificazione, di guarigione, anche di male, di dolore, di malattia e proprio queste parole ci stanno accompagnando ormai da tanto tempo e molti sono stanchi. Penso ai miei alunni che in questa settimana hanno fatto veramente fatica a vivere l'esperienza della scuola. Molti di loro hanno detto di essere davvero stanchi di tutto questo, che hanno voglia di uscire, hanno voglia di condividere, hanno voglia di fare sport, hanno voglia di stare insieme. Io li capisco e non credo che ci siano al momento grosse possibilità o soluzioni per loro, se non quella di incoraggiarli a tenere ancora un po' duro e a aspettare che davvero ci possa essere di nuovo il tempo della speranza e poi il tempo della gioia. E allora chiediamo anche al Signore che ci aiuti a guarire da ogni male, da ogni sorta di dolore interiore e ci purifichi nel cuore, nei pensieri e nell'anima. Alla settimana prossima. Sì, grazie a Don Angelo. Eh, Una delle frasi, uno degli interventi più forti del Papa, ricordiamo che ha incontrato le autorità, ha incontrato il leader sciita al-Sistani, è andato a Ur, la terra di Abramo già questo meriterebbe una lunga riflessione poi è stato a mosul a karakosh tutti i luoghi di cui anche vi avevo parlato in questi anni e poi la messa conclusiva a erbil eh, sul viaggio di ritorno ha detto che la motivazione che ha fatto decidere per questo viaggio è stato proprio l'incontro e la lettura del libro di nadia murad questa donna yazida di cui parlavo appunto anche Nell'incontro di TV 2000. Eh, sul manifesto, la nostra conterranea, l'amica Giuliana Sgrena, ha scritto nei giorni successivi un articolo dove sottolineava soprattutto il ruolo dell'amico patriarca Luis Sacco a Baghdad, amico anche di Giuliana Sgrena, che è stata vicino a lei, alla sua famiglia anche quando è stata rapita nel 2005. E allora. Anche questo ci aiuti a riscoprire che dietro queste cose c'è un'umanità che viene cancellata proprio dalla follia delle armi. Ascoltiamo allora questo eh, brano, un paio di minuti, di Papa Francesco nel primo discorso che ha fatto alle autorità, Tacciano le armi. Vengo come penitente che chiede perdono al cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà. E vengo come pellegrino di pace, in nome di Cristo, principe della pace. Quanto abbiamo pregato in questi anni per la pace in Iraq? San Giovanni Paolo II non ha risparmiato iniziative e soprattutto ha offerto preghiere e sofferenza per questo. E Dio ascolta, Dio ascolta sempre. Sta a noi ascoltare Lui, camminare nelle sue vie. Tacciano le armi, se ne limiti la diffusione, qui ovunque cessino gli interessi di parte, quegli interessi esterni che si disinteressano della popolazione locale. Si dia voce ai costruttori, agli artigiani della pace, ai piccoli, ai poveri, alla gente semplice che vuole vivere, lavorare, pregare in pace. Basta violenze, basta estremismi, fazioni, intolleranze. Si dia spazio a tutti i cittadini che vogliono costruire insieme in questo paese nel dialogo, nel confronto franco e sincero, costruttivo. A chi si impegna per la riconciliazione e per il bene comune è disposto a mettere da parte i propri interessi. È tutto, ci salutiamo qui, anche a nome di Don Angelo, arrivederci alla settimana prossima. Is going oh. on, the dust has on.